Arezzo è la provincia toscana a livello complessivo con la performance peggiore, salendo di ben 19 posti nella classifica sulla criminalità stilata dal sole 24 ore per il 2024, graduatoria su base provinciale che ogni anno permette di scoprire quali sono le province meno sicure. A livello nazionale le denunce sono in aumento per la prima volta dal 2013 con una crescita del 3,8% rispetto all'anno precedente con particolare aumento dei reati violenti. Il capoluogo toscano sale poi di due posizioni, dietro solo a Milano e Roma. Sono infatti le grandi metropoli turistiche a confermarsi le peggiori nell'indice di criminalità. Ma anche nelle prime dieci troviamo altre province toscane, Prato settima e Livorno decima. A seguire Pisa diciottesima, Grosseto ventiseiesima che precede Lucca, Massacarrare quarantaduesima, Pistoia quarantasettesima ed Arezzo al cinquantaduesimo posto con oltre 3.100 denunce ogni 100.000 abitanti abitanti, nettamente staccata dal resto del gruppo Siena che pur ottenendo due posti in più resta 79. A livello nazionale infine in controtendenza rispetto ai grandi centri urbani le province di Oristano, Potenza e Treviso risultano essere le più sicure d'Italia posizionandosi in fondo alla classifica.